a numero 5 e numero 6. Allora, volevo sapere innanzitutto se ci sono state delle accortezze particolari per girare con questo particolare tipo di camere. Beh sì, tante accortezze, tantissime accortezze, limiti che poi sono diventati virtù, nel senso che tante volte la limitazione del mezzo ti costringe a trovare degli escamotage per andare al di là di quelli che sono i linguaggi classici, in questo caso del cinema. Quindi Ride è assolutamente stato così, cioè è nato proprio come un film dove il mezzo GoPro ha presupposto un approccio registico totalmente diverso e totalmente trasversale rispetto a quello classico. E anche gli attori sono diventati anche un po' co-registi, avendo comunque delle telecamere addosso sul casco. Per un attore avere una dimensione cinematografica come quella di Ride è molto strano. È molto divertente anche potenzialmente, no? Perché tu da attore sei abituato ad avere un set abbastanza preciso, sei lì, tutto posto è quello, fai due movimenti, ma più o meno sono quelli che dice il regista, occhio che c'è lo stativo, la luce qui, il fuoco, qui era tutto ribaltato. E loro che si dovevano nascondere, perché io andando in giro con tre macchine da presa addosso, potevo fare quello che mi pareva, giustamente, perché se no potevo usare tutto il campo che avevo a disposizione, che era geniale. La limitazione era che comunque dovevi stare attento a essere anche un po' i loro occhi. Dividi la responsabilità, che è una cosa che nel cinema avviene molto raramente, perché di solito sono tutti settori stagni, no? La regia, la produzione, la fotografia. In questo caso loro hanno avuto l'intelligenza e la forza di portare un progetto del genere. Mi sono esaltato in una maniera che non mi era mai capitato, proprio perché dava valore allo stare lì e avere quello spazio per un momento come spazio creativo. Quindi come si fa a dirigere 20 telecamere tutte insieme? Cioè è una cosa che si interviene prima a livello di programmazione oppure dopo in fase di montaggio? Ovviamente di quelle 20 telecamere avevamo delle camere principali che erano quelle che a noi interessavano di più per raccontare la scena di volta in volta. Gli altri erano delle camere giovani, no? A parte le scene per esempio di combattimento dove ogni camera poteva regalare qualcosa di meraviglioso, tutte cose che magari scoprivamo dopo in montaggio, perché ovviamente anche sul set non c'era il tempo per guardare tutti i 20 punti macchina e quando giravamo e dopo a giornata finita, altrimenti non sarebbe proprio stato il tempo materiale per andare avanti a girare. Il processo di post-produzione è stato veramente lungo, nonostante comunque sia stato un mezzo miracolo di riuscire a finire il film a meno di un anno prima da quando abbiamo girato. È un film del genere che ha quasi 900 shot di scene post-prodotte e non post-prodotte su delle scene storyboardate, ma post-prodotte su scene girate con delle GoPro, che sono delle camere che hanno ovviamente dei limiti tecnici. Volevo chiederti, Lorenzo, quanto c'è di tuo e quanto c'è di stuntman nelle scene d'azione che avete girato? Allora, tutte le acrobazie alte sopra il metro non sono io. Fare i salti mortali dopo una rampa è roba che ci vuole tanto tempo. Tutto il resto sì, cioè cadute, oppure il saltino stupido, le frasche, io che mi sono insomma sberciato ovunque, spesso e volentieri, ma è una cosa che ho fatto volentieri perché mi piace lavorare col fisico. Siete già proiettati verso un sequel? Ovviamente il film presuppone, volendo, tutta una serie di cose che potrebbero succedere e che in parte sono già successe. Vedi il fumetto e vedi il romanzo per Mondadori, che sono due spin-off su due personaggi del film. Quando ci siamo resi conto avevamo creato un mondo con dei personaggi iconici, assurdi, alcuni più chiari, altri meno chiari. Paradossalmente poi quando sei coraggioso e le cose le fai un po' col cuore, un po' con lo spirito punk, poi dall'altra parte trovi anche degli interlocutori che ti ascoltano e ti stupisci e dici, cazzo, ma è così, veramente? Volevo parlare un attimo del personaggio di Max, sì. Che è un personaggio molto molto complesso e che passa più volte da essere villain a eroe all'interno del film. Superficialmente è un cazzone, no? Uno che ride tanto, uno che fa casino, fa feste, si ubriaca, gli piace le donne, gli piace essere figo, no? Durante il film scopriamo che in realtà non è questa così patina superficiale di cazzoneria, nasconde anche un interno umano, anzi con dei principi magari molto più solidi di quanto penseresti. Mi hanno dato la possibilità di giocare su più facce dello stesso personaggio e non solo avere due chiavi di lettura. Ecco, quello che dico sempre è un uomo nato nel momento sbagliato. Lui doveva nascere nel 400 a.C. tra gli Spartani e gli Ateniesi, arma bianca e uccidersi così. Riguardo le citazioni all'interno del film, le easter egg, ce ne sono moltissime, ce ne sono alcune in particolare che volete ricordare?
davvero, onestamente, delle citazioni quasi inconsapevoli, nel senso che tanto io quanto Fabio ovviamente siamo cresciuti negli anni 80, quindi ci portiamo dietro quell'immaginario lì, dai videogiochi, dall'estetica. In realtà poi delle citazioni precise non ce ne sono, c'è un immaginario che si percepisce, poi anche il fatto che comunque le immagini sgranino e diventino quasi a 8 bit in alcuni momenti, quindi tutto diventa una specie di videogioco. Aiutaci a far sì che lo show vada avanti, qualunque cosa succeda.